Quali sono dunque queste forme locali di produzione letteraria che si collocano in una fase che potremmo definire pre-letteraria, a cavallo tra la letteratura vera e propria e la non letteratura? In primo luogo si tratta di forme di poesia, cioè testi in versi, che i romani chiamavano carmina, legate alla sfera dei riti religiosi. I carmina erano preghiere e formule rituali che si pronunciavano per scopi pratici, legati alla religione, ossia per chiedere agli dèi la fertilità dei campi, per scacciare i fantasmi, per purificare la casa o in occasioni di rituali e celebrazioni. Di questi carmina, scritti in un latino arcaico, restano solo alcuni frammenti o esempi. Ne citiamo alcuni. Il Carmen dei fratelli Arvali, un collegio di sacerdoti che, danzando, recitavano in onore del dio Marte un canto in occasione della purificazione dei campi. E poi il Carmen Saliare, cantato da 24 sacerdoti di Marte, detti Salii, cioè saltatori, mentre eseguivano una danza con gli scudi sacri. A cantare i carmina non erano poeti professionisti, ma figure che appartenevano al mondo della religione o della magia, oppure il capo famiglia o anche i magistrati. Forme arcaiche di poesia legate ad occasioni specifiche come rituali religiosi sono anche i carmina convivalia o canti dei banchetti, di cui non ci è giunto nulla. Da testimonianze indirette sappiamo però che durante i banchetti i commensali cantavano a turno le gesta degli antenati. Un altro momento in cui le grandi famiglie celebravano le proprie origini era durante i funerali pubblici. Qui venivano recitate le laudaciones funebres, i discorsi funebri che ricordavano le imprese e le virtù del defunto. La loro origine è molto antica, se è vero che già ai funerali di Lucio Giunio Bruto, fondatore della Repubblica nel 509, venne recitato un elogio funebre.